Allora, rapidamente, presentiamo la manifestazione del 20 ottobre nazionalizzare qui ed ora. La manifestazione nazionale è prevista per sabato, l'appuntamento è in Piazza della Repubblica attorno alle ore 14, ora di Roma, quindi col fuso orario della capitale sugli appuntamenti, questo è sempre bene ricordarlo. Si concluderà in Piazza San Giovanni con gli interventi delle organizzazioni promotrici. Io qui ho un elenco di queste organizzazioni, diciamo quelle di peso nazionale: Unione Sindacale di Base, Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano, Piattaforma Non Stop, Clash City Workers, Risorgimento Socialista, ex OPG Soppazzo, Rete dei Comunisti, Partito della Rifondazione Comunista, Noi Restiamo, Patria e Costituzione, Comitato per Attuare la Costituzione, come corregge Giuseppe Ributti, Senso Comune, Federazione dei Giovani Socialisti, Rete No War, Bassa Alternanza. L'apertura del corteo prevede un'apertura unitaria, quindi con tutte le rappresentanze delle organizzazioni promotrici dietro allo striscione nazionalizzare qui ed ora, e poi seguiranno gli striscioni delle realtà, in particolare della città di Genova, delle realtà sociali e sindacali della città di Genova, da cui obiettivamente la manifestazione ha preso spunto dopo il crollo del viadotto Morandi, che è stata, diciamo, una sorta di tantam, di spinta che ha riaperto sia a livello politico con dichiarazioni anche di esponenti governativi, sia anche nella società la questione che la svendita dei beni pubblici ha provocato enormi danni oltre che enormi profitti a privati. Voglio solo rammentare un episodio, perché nel nostro paese c'è la memoria storica un po' corta, ma tra le nazionalizzazioni, in quel caso l'energia elettrica, è una tragedia, c'è un nesso nella storia recente del paese, che è quello del Vajont. Ottobre del 63 crolla la diga del Vajont, gestita da una società privata, ancora la società Adriatica. La nazionalizzazione era partita da dicembre del 62, quindi era ancora da realizzare, e a ottobre del 63 una diga gestita da una società privata viene giù con la tragedia del Vajont. A quel punto la nazionalizzazione dell'energia elettrica nel nostro paese diventa un fatto concreto, quindi nascerà l'Enel e quanto altro, e quindi si cambia anche, diciamo, da un certo punto di vista l'assetto economico del paese. Questa volta abbiamo la tragedia del ponte di Genova, in qualche modo a segnare un'emergenza, un allarme. Da questo si è partiti per rilanciare, sulla base anche di una spinta che veniva da realtà di lavoratori e di lavoratrici come quella dell'ILVA, quella dell'Alitalia, quella di Telecom o delle municipalizzate in via di privatizzazione, la spinta a rimettere al centro il soggetto pubblico come elemento di decisione sulle priorità del paese. Quindi questa sarà un po' anche, diciamo, quello che si vorrà rappresentare nella manifestazione, con gli striscioni di Alitalia, Telecom, ILVA, ATAC, ANM di Napoli e altre municipalizzate, e poi via via tutte le organizzazioni aderenti. Sulla manifestazione in quanto tale, io passo la parola a Viola Caropalo di Potere al Popolo, Paolo Leonardi dell'USB e poi penso anche Giuseppe Ributti del Comitato Attuare la Costituzione, che è il comitato animato da un ex vicepresidente della Corte Costituzionale, il professor Maddalena, quindi con una storia dentro anche, diciamo, questo paese, vorranno penso aggiungere delle cose, se poi ci sono altre cose segnalatele cortesemente. Sì, noi come Potere al Popolo non potevamo non aderire e costruire a questo corteo, partecipare, promuoverlo, perché ci sembra evidente che la questione delle nazionalizzazioni rimessa al centro del discorso pubblico dalla tragedia di Genova sia un discorso che va molto oltre Genova
che riguarda l'accesso ai servizi pubblici, riguarda la possibilità di usufruire delle infrastrutture, ma anche appunto di accedere ai diritti. Nazionalizzare significa cercare di sottrarre una logica del profitto dei beni e dei servizi che sono di tutti e che non possono essere sottoposti a questa logica. Non perché non ci piace, perché ideologicamente non ci interessa, ma per un motivo molto semplice, che se io su la rete autostradale, così come su un ospedale, così come sul servizio idrico, ci devo guadagnare, rischio non soltanto di far lavorare peggio chi lavora in questi servizi, ma anche di non consentire a tutti di accedervi gratuitamente o comunque a prezzi che siano possibili per tutti. Per cui la nazionalizzazione non è un principio astratto, è una cosa concreta. Significa che mi posso curare, che posso studiare decentemente, che posso in sicurezza attraversare la città, che posso fare le cose semplici, normali di tutti i giorni, senza rischiare in salute, senza farla rischiare a chi lavora e senza che qualcuno speculi sulla mia quotidianità, su quelli che sono i diritti normali della vita di ciascuno. Noi pensiamo che quindi questa manifestazione sia fondamentale e sia soprattutto un'apertura. Già ce ne sono state due di opposizione al governo a giugno, ma che sia un'apertura di quest'autunno, perché pensiamo che questo governo, al di là delle promesse di cambiamento, non stia facendo un bel nulla. Dà qualche mancia qua e là, dà qualche regalia, ha imparato da Renzi su questo, ma non sta cambiando strutturalmente nulla. Quindi dobbiamo incalzarlo sulle cose che dice di voler fare, penso alla nazionalizzazione, ma penso al reddito, e dobbiamo contestarlo fortemente per le bufale che ci racconta e per il fatto che di fatto tutte queste proposte finiscono per essere propaganda e carta morta, come gli ultimi episodi hanno dimostrato. Per questo il 20 scendiamo in piazza, continueremo a scendere in piazza sia a livello nazionale come Potere al Popolo, ma anche nei vari territori, con le lotte che sono lotte ambientali, che sono lotte sul lavoro, ma che sono principalmente, e quest'autunno credo debba essere così, lotta di opposizione a questo governo che è una truffa. Sì, beh, credo che sia stato già detto molto. Noi stiamo lavorando alla preparazione della manifestazione, in particolar modo in tutti quei settori del paese in cui le privatizzazioni hanno prodotto, stanno producendo dei danni profondi non solo alla gestione di quello che è naturalmente cosa pubblica, ma anche ai lavoratori e ai cittadini. È da molti anni che l'USB conduce una battaglia serrata sul tema delle nazionalizzazioni e contro le privatizzazioni, per la reinternalizzazione all'interno del mondo pubblico dei settori che sono stati esternalizzati e dei lavoratori che hanno dovuto seguire le esternalizzazioni. Abbiamo avviato la nostra battaglia già al tempo in cui il governo D'Alema mise mano al titolo quinto della Costituzione. A un certo punto, con quel governo, si sancì il fatto che il pubblico sarebbe potuto intervenire solo laddove il privato non aveva interesse a farlo, ribaltando e sovvertendo quella che era lo spirito dei padri costituenti, che affidava giustamente al pubblico il diritto e il dovere di intervenire sulle questioni importanti per i cittadini e per i lavoratori, e solo laddove il pubblico non avesse la forza o l'interesse o la volontà di farlo, il privato era autorizzato ad intervenire. Quello è un momento importante di cambio di passo dentro il nostro paese, che ha prodotto poi negli anni 90 e le lenzuolate di Bersani, i governi che si sono succeduti dal 92-93 in poi, hanno prodotto una vera e propria vendita all'incanto di molto del patrimonio e dei beni pubblici, dell'interesse pubblico. E oggi stiamo costruendo questa manifestazione in una fase nuova, in una fase in cui c'è un governo che di nazionalizzazione ne parla ma non le fa. E noi pensiamo che invece sia il movimento dei lavoratori, il movimento di chi lotta nelle città, di chi lotta nei quartieri, di chi lotta per l'acqua pubblica, per avere diritti giusti, sia nostro dovere entrare in campo direttamente, non lasciare che sia la politica politicante a utilizzare la questione delle nazionalizzazioni come bandiera, ma che finalmente si metta i piedi nel piatto e si costringa
il Parlamento a discutere davvero delle nazionalizzazioni. Lo facciamo contemporaneamente a una campagna importante che io voglio introdurre anche in questa manifestazione, che è quella della raccolta di firme per la modifica dell'articolo 81 della Costituzione e per poter fare un referendum sull'adesione all'Unione Europea, perché il pareggio di bilancio ha molto a che vedere con le privatizzazioni. Il fatto che non si possa intervenire direttamente come paese, decidendo come utilizzare i propri fondi, i propri soldi per far funzionare meglio, per sostenere la sanità pubblica, per sostenere il diritto all'istruzione, ha molto a che vedere col fatto che poi, quando lo Stato si ritira e non investe nei settori strategici, ecco che il privato fa la parte del leone, e allora la scuola privata, e allora la ricerca privata, e allora tutto ciò che viene lasciato in difficoltà, perché non si ha la possibilità di intervenire con manovre espansive che siano in grado di rimettere in campo soldi per le esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Per cui ha molto a che vedere questa manifestazione anche con i diktat che l'Unione Europea ha fatto negli anni, favorendo in ogni modo il fatto che le privatizzazioni si appropriassero poi di pezzi consistenti di Stato sociale e di ciò che sono le aziende strategiche. Noi siamo reduci da un accordo nazionale che ha salvato molte migliaia di lavoratori dell'Ilva, un accordo che abbiamo sottoscritto, che però per noi non è la fine della storia, nel senso che noi continuiamo a pensare che quella è un'azienda strategica che vada nazionalizzata. Stiamo lavorando perché le voci messe in giro da esponenti del governo sulla possibilità di ridare all'Italia struttura pubblica non siano solo elementi elettoralistici o elementi di dialettica interna al governo, ma siano cose effettive. L'Italia oggi vive una condizione determinante. In queste ore siamo costretti a discutere col governo in ordine alla fine di Alitalia. I lavoratori dell'Alitalia saranno fra i pezzi che apriranno la manifestazione del 20, proprio a sostenere la loro posizione, una posizione storica del movimento sindacale di classe in Alitalia, che è quello della nazionalizzazione. Ci saranno i lavoratori delle telecomunicazioni, i lavoratori delle municipalizzate, che erano citati, ma in particolar modo c'è un pezzo importante che sarà al centro della nostra manifestazione, che saranno i lavoratori dell'ATAC e delle altre aziende del trasporto pubblico locale, che oggi sono soggette. L'ATAC addirittura un referendum presentato dai radicali che chiede la privatizzazione tout court del trasporto pubblico locale di Roma e del Lazio, che si terrà l'11 di novembre nel silenzio più totale non solo delle istituzioni, ma anche della stampa, che stanno facendo di tutto per nascondere questo referendum, invece a cui noi diamo molta molta importanza, così come lo facemmo sul referendum sull'acqua pubblica e prima ancora la privatizzazione della CE, della centrale del latte negli anni 90. Ci saranno quelle aziende partecipate che oggi rischiano di essere travolte dalla furia privatizzatrice, che invece oggi stanno dimostrando la necessità, per farle funzionare, per essere al servizio dei cittadini, di reinternalizzare i servizi e di reinternalizzare i lavoratori che sono stati espulsi. Certo, la manifestazione non facile. La manifestazione non facile perché c'è un clima di attesa nel paese rispetto a quello che il governo, che si è autodefinito del cambiamento, può proporre e produrre. Nei luoghi di lavoro c'è attenzione, ma c'è anche una sorta di diffidenza. Noi crediamo che oggi l'aver scelto di essere in piazza, non solo come USB, ma con le forze che insieme a noi hanno costruito l'appello di inizio della manifestazione, sia un segnale di grande rilievo politico. Non c'è una manifestazione qualsiasi pur di scendere in piazza per dire la nostra nei confronti del governo, ma c'è un programma, un progetto, un piano di modello di sviluppo che credo che sia
Oggi è importante mettere in campo e portare all'attenzione di tutto il Paese. Credo che la manifestazione avrà la forza, la capacità e la dignità di proporlo come un piano condivisibile e da sostenere. Allora, c'era l'avvocato Riccardo Ributti, il comitato attuale della Costituzione, come te ne dire? Presidente di Attuare la Costituzione, associazione fondata dal vicepresidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena, posso dire che noi aderiamo pienamente allo spirito di questa manifestazione e riteniamo che sia fondamentale il punto di partenza questo per la rinascita del nostro Paese. Il compito è arduo perché si tratta di una battaglia non solo politica, culturale, giuridica, se neanche di fronte a una tragedia come quella di Genova si riesce a mettere in discussione l'idea di un liberista che il privato è meglio del pubblico, sempre e comunque, capiamo che la difficoltà che incontriamo è veramente, veramente grande. Io volevo dire, nello spirito appunto della nostra Costituzione, che sia l'iniziativa privata economica e sia la proprietà privata sono tutelate ai sensi dell'articolo 41, 42 e 43 della Costituzione fin tanto che perseguono un'utilità sociale. Laddove non perseguono un'utilità sociale non hanno più neanche una tutela giuridica, e questo è il vero nemico da combattere, quello che ci impone la logica del profitto prima di tutto e che fa sì che i grandi profitti di autostrade, in questo caso se la prendiamo come esempio, non vengano reinvestite nel migliorare il servizio ma vengano divise come utili tra i vari partecipanti alla società. Quindi noi ci siamo, aderiamo e crediamo che questo sia il terreno di battaglia, il terreno fondamentale che deve caratterizzare tutta la lotta politica, economica e sociale del nostro Paese